L'esorcismo di Verdi Garandier. Si parla solo dell'amore del prossimo, ma non si parla più dell'amore di Dio. Questo è il titolo del paragrafo. Dice il sacerdote indemoniato: si parla troppo dell'amore del prossimo e si dimentica che l'amore del prossimo deriva solo dal perfetto amore di Dio. Perché parlare sempre di amore del prossimo, di riconciliazione e di reciproca comprensione, se si dimentica il principale comandamento a questo proposito? Il primo e il più grande comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Esorcista, di solo la verità in nome di Gesù Cristo. Verdi, emettendo lamenti. E solo dopo viene e il prossimo tuo come te stesso. Se questi preti, ognuno di loro, facessero la pace con quello di lassù, gesto verso l'alto, il che dovrebbero peraltro fare, se volessero amarlo, l'amore del prossimo verrebbe da se stesso e ne deriverebbe. È una... non voglio parlare. Di la verità, Verdi Garandier, in nome, per la gloria di Dio, in nome di Gesù, in nome di Gesù Cristo, della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nient'altro che la verità, è solo la verità. Prosegue il dannato. È una messa in scena completamente riuscita della massoneria. Il dire sempre: amore del prossimo, vivere nella carità, riappacificarsi l'un l'altro, perdonarsi e sostenersi a vicenda. E dove arrivano? Dove si arriva con questo sostegno e questa riconciliazione? Guardate la quotazione dei suicidi. Se questi uomini vedessero dov'è davvero il principale comandamento, certo, è detto nel primo e più grande comandamento: e il prossimo tuo come te stesso, ma ciò viene dopo: amerai il Signore Dio tuo. Non si può davvero chiamare amore quello che questi preti vivono da anni, questi preti che non sono ancora mai vissuti così male come adesso. Si deve cominciare soltanto qui. Si deve praticare di nuovo il principale comandamento e le prime frasi totalmente, senza limiti. E allora questo il prossimo tu come te stesso sarà incluso da se stesso. Tutti i comandamenti, in modo generale, sono inclusi da questo principale comandamento. Se lo si osservasse, non si sarebbe costretti a parlare sempre di carità, di amore del prossimo, di tentativi di riconciliazione, non so che cosa. Tutto questo sarebbe compreso nella sola visione di un'erba o di un ramo verde, ma nulla di simile accade. Si discute solo e si parla sempre di assemblee ecclesiastiche, di conferenze episcopali. Perfino al vertice a Roma non si fa che parlare, dibattere, discutere, esaminare, far adottare e ancora blaterare, sopprimere ancora qualcosa, lasciarlo ancora passare. Sicché infine sono state soppresse e lasciate passare tante cose che ciò non può assolutamente più durare dinanzi a lui lassù, perché lui lassù non è soltanto misericordia, ma è anche giustizia infinita quanto la misericordia. Questo io l'ho visto, dice piangendo. Io, Verdi, Verdi, ho dovuto farne l'esperienza, io stesso. Se avessi solo, Garandier, la verità, solo la verità in nome di Gesù Cristo e della Santissima Vergine. Ora comincio un altro paragrafo, però è ovvio che bisogna fare una sosta. Punto primo, questa è una Dio incidenza, perché non solo questo è un eco delle letture di questa domenica, ma peraltro era anche l'omelia che avrei voluto fare questa sera e che poi, poco prima di iniziare,
avuto una, come dire, una percezione di dover parlare di altro, parlavo di altro, ma non è escluso che una cosa di questo genere, che l'omelia che avevo in mente di fare questa sera, la faccia domani mattina alla prima o alla seconda messa, che parlava proprio di questo. Dato che oggi Gesù dà il comandamento nuovo nel Vangelo, cioè di come questo comandamento viene dopo il primo, e che sarebbe facilissimo amare il prossimo come se stessi se si amasse Dio con tutto il cuore, con tutta la sua anima, con tutte le sue forze. Non ci sarebbe neanche bisogno di un comandamento, perché è impossibile non amare il prossimo se si ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, semplicemente per il fatto che sappiamo bene che quando noi siamo innamorati, chi lo è stato capisce queste cose, per amore di colui che amiamo ci piacciono anche le cose che non ci piacciono. E siccome il nostro Signore ama tutte le creature, ama tutte le anime, ne segue che se uno lo ama non può non amare quello che lui ama, cioè le anime, comunque siano, chiunque siano. È impressionante vedere questa roba da fine anni 70, ma tutte queste cose che descrive questo povero sacerdote dannato adesso sono veramente dilaganti, ormai hanno preso un piede che, meno male che dice a un certo punto lui lassù, non può assolutamente più durare, perché se non ci mette le mani il nostro Signore non c'è niente da fare. Vorrei far notare alcuni passaggi che non saranno passati inosservati. È una messa in scena completamente riuscita della massoneria. Cosa? La visione completamente orizzontale del cristianesimo. Dio è finito. Si parla solo della carità, dell'amore del prossimo, del rappacificarsi, del sostenersi. E Dio si mette nel dimenticatoio. Questo, ci sono tanti di quegli esempi che se ne possono fare di ogni tipo, da quelli più hard a quelli più soft. Ti entra una persona indecente in chiesa, che faccio? Glielo dico o non glielo dico? Ma poverino, se poi glielo dico si mortifica. E quindi questo che significa? Significa che per non mortificare la creatura io lascio passare che si profani e si offenda il creatore. Questo significa. Ma se uno prende la comunione in mano non si contagia dalle malattie, è più igienico. Quindi, per paura di perdere la salute, paura peraltro tutta da dimostrare che quello sia il migliore modo per non farlo, si calpesta la santità e la dignità del creatore. Si potrebbe continuare a go-go su queste cose qui. Sono piani massonici questi qui. Quindi vuol dire che la diffusione di questa mentalità a livello intraecclesiale vuol dire che la penetrazione di questa mentalità è stata dentro il tessuto ecclesiale. C'è da tremare, c'è da soffrire. La cosiddetta svolta antropologica degli anni 60 dei teologi alla Karl Rahner, tanto per fare un nome e un cognome. Bisogna mettere al centro l'uomo e non più Dio. Con tutte le buone motivazioni, perché l'uomo è la creatura prediletta dell'Altissimo, quindi Sant'Ireneo diceva che l'uomo vivente è la gloria di Dio, quindi basta che mettiamo al centro l'uomo, amiamo l'uomo, andiamo incontro all'uomo e abbiamo fatto la volontà di Dio, perché così sono state fatte passare queste cose, se no non passavano. Cioè, ci doveva essere sempre, come dire, la mascherina, no? Quindi l'incartamento, la carta regalo che te le rende appetibili, perché tu non puoi mica dire in maniera brutale buttiamo Dio dalla finestra e mettiamo al centro l'uomo. Adesso forse ti darebbero anche ragione, ma all'inizio del percorso nessuno avrebbe accettato una cosa del genere, no? Quindi si è dovuto trovare il modo, l'escamotage per renderlo appetibile, digeribile. E adesso ormai si discute solo e si parla sempre di assemblee ecclesiastiche e di conferenze episcopali. Chi come me è un sacerdote
E sempre chiacchiere, 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 chiacchiere. Questo li chiama blaterare, assemblee, incontri, riunioni, convegni, riunioni, documenti, 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 istruzioni a destra e a sinistra. E nel frattempo il Padre Eterno defenestrato e le anime in pericolo di non raggiungere la salvezza. Ma questo non è la volontà di Dio, questo qui. Questo è un tradire la ragione d'essere stessa della Chiesa, è un tradire la propria missione quando ci si imbarca per questi vicoli ciechi. E meno male che qui si dice, questo non può più durare perché, tanto per ricordarlo ancora, Dio non è soltanto misericordia, ma è anche giustizia infinita, infinita quanto la misericordia. E queste cose non le tollererà ancora a lungo. Il problema è che i tempi di Dio, Dio c'ha un orologio sintonizzato su bande un po' diverse dalle nostre. Questa è roba di fine degli anni 70, siamo nel 2024, e a quanto pare Dio ancora sta sopportando tante cose, ancora non è intervenuto, perché non hanno assolutamente avuto fine, anzi, sono peggiorate rispetto a quei tempi. Comunque, possiamo leggere ancora un altro po', un altro paragrafetto, che si intitola «Ah, il vero amore del prossimo», così concludiamo l'argomento, «è strappare le anime dall'inferno col sacrificio». Ecco l'amore del prossimo, gradito al cielo. Non riempire lo stomaco altrui, anche se, per carità, anche quella è un'opera lodevole, meritoria e necessaria. Sentiamo. «Se solo fossi vissuto meglio, se avessi praticato la virtù, se solo avessi pregato di più, se solo avessi fatto penitenza, se solo avessi cercato di amarlo, lui, lassù, se solo avessi detto, io ti seguo in croce, dammi croci per le mie pecore, per quanto posso sopportarlo affinché ti segua». Tutto questo ho dimenticato di dirlo. Tutto questo ho dimenticato di dirlo quando ho smesso di volerlo dire. E anche la maggior parte dei preti di oggi dimentica di parlare dell'imitazione di Cristo, della via della croce, di dire che si deve fare penitenza ed espiare per gli altri affinché non si perdano. Questo non è detto. Dovrebbero gridare dall'alto del pulpito: voi laici fate penitenza, sacrificatevi per gli altri quando vedrete che affondano nel fango del peccato. Sarebbe il più grande amore del prossimo. Ogni altro amore del prossimo, come portare da mangiare, procurare vestiti, cercare case, tutto questo cade in rovina. Certo, è necessario al sostentamento della vita, ma normalmente è Dio stesso che lo dà. Soprattutto nel nostro tempo e in Europa, dove la maggior parte della gente ha abbastanza da mangiare e dove i salari e il tenore di vita non sono così alti, sono così alti che tutti se la cavano in qualche modo. Non si deve vantare come la cosa essenziale che bisogna aiutarsi a vicenda e sostenersi e assistersi, visitarsi reciprocamente e venire in aiuto gli uni degli altri. Certo, bisogna aiutare chi ha nel bisogno, ma lo si mette troppo in rilievo. Si dovrebbe gridare dall'alto del pulpito: laici, sacrificatevi per tale e tal'altra anima, perché è in pericolo di peccare. Pregate per lei, accendete candele benedette, fate il segno della croce su quest'anima. I laici possono anche questo, non hanno l'alta potenza della benedizione del prete, ma fare un segno di croce sugli altri, qualsiasi laico può farlo. Meglio è che prendano per farlo un crocifisso e il rosario e che gettino anche da lontano acqua benedetta su queste anime. Non è esagerazione, ogni laico può farlo. E questo porta inoltre certe benedizioni. Egli non deve dire, sono potente, posso benedire, e che so ancora, può farlo in silenzio, ma porta comunque sia benedizioni e noi giù in inferno dobbiamo ritirarci. Si dovrebbe predicare, dice con voce più forte, non voglio parlare. L'esorcista lo intima e allora prosegue. Si dovrebbe predicare dall'alto del pulpito. Voi uomini che volete chiamarvi figli di Dio, che venite nella nostra Chiesa, prendete le cose sul serio, prendetele sul serio,
Fate penitenza e sacrificatevi per il prossimo, esso è in pericolo. Pregate gli uni per gli altri per non perdervi, per perseverare fino alla fine e seguire la via della virtù. Voi laici pregate il più possibile per i preti e le personalità ecclesiastiche affinché il maligno non possa vincerli assalendoli e possano condurvi molto diritto, perché anche voi, preti, io non sono più sulla terra adesso, ma mi è rimasto il sacerdozio e per questo devo soffrire terribilmente. Perché anche voi, preti, avete bisogno della preghiera. Per ogni prete sul pulpito dove dovete predicare, Giuda è già stato costretto a dirlo. Sarebbe meglio predicare sul pulpito. Ecco, qui mi fermo. Sarebbe meglio predicare sul pulpito. Se qualcuno ce l'avesse lasciato nelle chiese, perché qui nella chiesetta dove sto mi dicono che il pulpito c'era e si vede pure dove stava, ma qualcuno di questi personaggi che la carità mi impedisce di spingermi troppo oltre nel qualificarli, ha pensato bene che ci sta a fare più il pulpito, lo buttiamo giù, no? È perché pulpito, insomma, che cosa sono queste cose antiche, medievali? C'era un motivo per cui il prete salisse sul pulpito, per far capire che quello che diceva erano cose importanti, perché i segni per noi esseri umani non sono cose senza nessun valore, sono cose importanti. Si predica dal pulpito. Chi parla è un ministro di Dio, non è uno qualunque. Qui l'hanno fatti fuori, molte chiese le hanno fatti fuori, anche chiese d'arte, dove non sono stati fatti fuori, adesso sono diventati pezzi da museo, perché se uno va a visitare le chiese, c'è un bel cancelletto, una bella catena davanti, che è sempre chiuso anche durante le funzioni. Per carità, che sia chiuso per non mandarci turisti, va bene, ma quello non viene aperto mai. E comunque bisogna anche capire quello che sta dicendo, che bisognerebbe dire dal pulpito. Se oggi si fanno questi discorsi, si fanno queste prediche, e succede il finimondo. Il finimondo, io insomma, credo di poter dire di saperne qualcosa, insomma, perché proprio per aver fatto scelte differenti, tipo queste, quindi di predicare queste cose che chi mi conosce lo sa molto bene, che sono anni che lo faccio, anche perché entrai in contatto con questa roba. Io adesso la sto leggendo in pubblico, ma questa roba la conobbi tanti tanti anni fa, e insieme a tante altre cose che lessi mi fece comprendere che questo sarebbe stato necessario. Io mi sono reso subito conto che se uno imbarcava, se si imbarcava su questa via, sarebbe stata la fine della carriera, la fine della considerazione e la morte ecclesiale. E infatti si è tutto puntualmente verificato, ma non fa niente. Perché se questo significa la gloria di Dio e la salvezza delle anime, questo si fa e chi se ne importa del resto, insomma. Però oggi così è, cioè se si predica quello che si dovrebbe predicare, questa è una cosa assurda. Si è ecclesialmente morti, si è finito. Non solo che non diventi vescovo, cardinale, roba di questo genere, che insomma, carità, d'accordo, ma sei proprio emarginato da tutto e da tutti. Clero per certi motivi e laici per altri motivi. Clero perché pensano che sei matto e i laici perché pensano che sei troppo rigido, retrogrado, che gli mandi per storto la domenica, eccetera, eccetera. Ovviamente, grazie a Dio c'è qualche eccezione, se no sarebbe veramente triste, perché quei pochi che ti stanno a sentire, un po' poi la vita la cambiano, un bel po'. Soltanto per ripassare, un prete deve praticare la virtù, deve pregare molto, deve fare penitenza, deve farla.
e deve cercare con tutto se stesso di amare Dio. E deve dire: io ti seguo in croce, dammi croci per le mie pecore, certo, per quanto posso sopportarle. E attenzione, ho dimenticato di dirle, ma tutto questo ho dimenticato di dirlo quando ho smesso di volerlo dire. Perché è sempre un problema di volontà, è sempre e solo un problema di volontà. Tu questo coso lo devi voler dire, anche se ti costa. E dal pulpito devi volerle predicare certe cose. Fate penitenza, sacrificatevi per gli altri. L'amore del prossimo che cos'è? È cercare la salvezza dell'anima del prossimo, il vero amore del prossimo. Non è che gli dai da mangiare, da bere. Sentite che ha detto? Ci pensa nostro Signore a fare queste cose. Sia perché in Europa stiamo abbastanza bene, ma se anche non stiamo bene c'è il Vangelo. Di che cosa vi affannate, di cosa mangerete, di cosa berrete, di come vestirete? Di queste cose ve le dà il Padre mio. Cosa dice? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, perché questo non vi arriva senza penitenze, senza sacrifici, senza qualcuno che predichi, senza qualcuno che ti aiuti a convertirti. Questo no, il resto sì. Non sono importanti le cose della vita terrena. Qui dobbiamo starci 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, 90. Dopo si muore. E che fine fai dopo che sei morto? Questo devono pensarci i preti, ma questo devono anche pensarci i laici. L'amore del prossimo per i laici, un padre o una madre, ma di che cosa si preoccupano per i figli oggi? Ma qualcuno forse si preoccupa che quelli diventino santi, che vadano in chiesa, che conoscano Gesù Cristo. Non porta niente a nessuno. Che studino, che trovino un lavoro, che si sistemino. Fine del discorso. Complimenti a grandi genitori, grandi cose. Guardate, veramente è un guaio, è proprio un mondo al contrario. Non si deve vantare come la cosa essenziale che bisogna aiutarsi a vicenda, sostenersi, aiutarsi e visitarsi. Bisogna sacrificarsi per chi è in pericolo di peccare. È interessantissimo anche quello che dice, perché ci stanno tutte quante le querelle, le benedizioni del laico e del prete. Sentite che dice, cioè, un laico non ha la potenza della benedizione del prete, ma nel suo piccolo può benedire. Può anche gettare l'acqua santa, si può fare anche sulle tombe. L'importante è che lo faccia, come qui è ben specificato, senza pensare sono potente, posso benedire che so ancora. Io ho avuto esperienze non molto positive riguardo questo aspetto, per cui in più di qualche circostanza ho raccomandato la prudenza. Sono dei piccoli gesti che possono aiutare, ovviamente, da vivere non come una sorta di superstizioni o in maniera squilibrata, come se pensassi di essere la stessa cosa di un prete, cose che oggi sono molto possibili, per questo che bisogna essere, come dire, puntuali nel precisare le modalità e i limiti in cui si possono fare queste cose. In ogni caso, il senso di quello che dice è che anche queste piccole cose, questi piccoli sacramentali, sono finalizzate all'aiuto dell'unica cosa importante, la salvezza dell'anima, che è la quintessenza dell'amore del prossimo, ed è anche dell'amore di noi stessi. Chi legge San Tommaso d'Aquino, e chiudo, perché il Signore dice amare il prossimo come te stesso? Noi dobbiamo amare noi stessi oppure no? Certo che dobbiamo amare noi stessi, in maniera santa però. E come l'amore santo del prossimo, l'amore per la salvezza della sua anima, l'amore santo di noi stessi qual è? L'amore per la mia anima. Ok? Quindi nutrirla bene, dargli il meglio, investire tempo, energie, perché possa avere il meglio che la possa aiutare nella santificazione. Anche se questo costa tempo, fatica, energie, eccetera, eccetera. Va bene, possiamo fermarci qui. Ci aggiorniamo la prossima volta.